Ok, ed eccoci di nuovo qua. Come potete vedere, la casa sta sorgendo sufficientemente bene. Per adesso sta facendo un ottimo lavoro di costruzione e di creazione. Cos'è che incomincia a prenderci la mano a farlo spirito? Anche se sinceramente fare la voce fuori campo non è da me. Comunque, come potete vedere, Fratellino ha raccolto la lava. Naturalmente ci siamo portati un po' avanti con la costruzione e con la ricerca di alcuni materiali. La neve. La vedi la neve? Dicevo, siamo andati un poco a tagliare alberi, abbiamo fatto i taglialegna. Ci siamo fatti in giro. Ma niente da fare, dobbiamo prendere le betulle per fare una controsoffittatura di colore chiaro. Ma da queste parti le betulle non riescono manco se le paghi. Abete a strafottere, ma betulle niente da fare. Quindi abbiamo optato per il legno in grande abbondanza che c'è qua, e cioè gli abeti. Scusa, perché hai scassato il workbench? Ce ne sta già uno dentro. Visto? Scusa, non ti puoi aprire una porta invece di fare sta stronzata di saltare un po' dentro? Ah, lo vuoi mettere anche noi sotto? Vabbè, pratico. Allora, dicevamo, ci siamo portati avanti con la costruzione. Abbiamo raccolto della sabbia, abbiamo raccolto dei fiori, in modo da formare un vetro colorato. Purtroppo, speravamo di trovare dei fiori rossi, ma in questo scenario, in questo bioma invernale, i fiori rossi si trovano proprio con cazzo. Comunque, come potete vedere, abbiamo già messo il pavimento. Abbiamo fatto poco di lavoro di costruzione. E adesso, spaccandoci le ginocchia, scendiamo al piano di sotto per fare... Che vuoi fare a proposito? Ah, se vuole creare un passaggio probabilmente per il piano superiore, giusto? Vuole fare questo, come pensavo, così da accedere più agevolmente al piano superiore. Ma mi sa che hai bucato nel punto più sbagliato possibile. Sta facendo un casino, te ne rendi conto? La casa è la tua, cazzo tuoi. Sinceramente, io l'avrei progettato in un modo totalmente differente da come stai progettando. E a dirlo tutto, stare così in bilico su delle pozze di lava che è attinto per me è la soluzione migliore. Scusate se non abbiamo ancora fatto un progetto prestabilito, ma come potete vedere si va a tentativi.
si va a sperimentazione. E in fondo sperimentare è una delle qualità di questo gioco, se non mi sbaglio. L'unica cosa degna di nota è la Texture Pack. Secondo me dà un aspetto molto antico e gradevole. Naturalmente, se qualcuno è interessato, questa Texture Pack si chiama Chroma Ale e trasforma lo scenario da moderno a medievale. Come vedete, il vetro è stato trasformato in pannello e come potete vedere i pannelli, grazie al terzo hanno una disposizione di una forma molto simpatica, divertente, gradevole, anche se sinceramente se i vetri erano rossi sì, diciamo che come hai giostrato la costruzione, si può dire uno stile moderno, classico. Ma ti conviene usare tanti pannelli? Qua sotto ti conviene fare la cucina, conservare le messi e al massimo mettere armi, armature e altre cose del genere. Non aspettare tanti pannelli per adibita, diciamo, un magazzino o sala costruzione. Beh, se ti piace così. È sbagliato strada, se vuoi andare prima di sopra. Scusa, ci sta sta colonna che arriva direttamente alla tua. Non ti conviene apertela e fare un passaggio per il secondo piano e poi dal secondo piano salire. Ma perché se devi partire ogni volta che l'hai incimato, devi fare tutto questo giro, se non apri il tempo. Ma sì. Mettiamoci a rifinire. Scusa, ma i dettagli, poi potresti anche rifinire più tardi, che devo forse rifinire adesso. Questi sono dettagli, sono fronzoli, sono cazzatine. Perché non è che è più tardi. Sto parlando io, pazzi. Sinceramente, il fatto che te la prendi così comoda, è bene che sono di massimo 4 ore qui in macchina, evitando i tagli. Però, sinceramente, io avrei anche altre cose da fare, tipo portare le palle. Cioè, adesso che hai fatto questo bel lavoro di routine, andare a fare qualcosa di tutto. Ma quello è neve. Che bella la neve. Neve del cazzo, però. Sono un po' di trasporto. Che non sa in cima la vedo, di come è effetto in cima. Dimmi. Che stai cercando? Ah, sì, è molto meglio di per porta perché. Dai, sono in cima, vediamo un po' l'effetto di stallato. Figo! Veramente molto figo! Chi se lo immaginava? Però è molto bello. Posso capito mentalmente che tipo di progetto stai realizzando. Ti vuoi creare una base per l'acqua, in modo che praticamente puoi spaziare in ogni direzione. Sì, il progetto è ambizioso, e da quello che vedo la quantità di materiali che dovrò utilizzare è parecchia. Per cui speriamo che almeno esteticamente possa piacere agli altri.
Poi sai che altro che si guarda nel video non mi piace esteticamente come è impostata la situazione, io potrei dire cordialmente a queste persone che non mi piace il video oppure il tuo modo di strutturare la cosa, di andare tranquillamente a fanculo e di andare a rompere il cazzo su un altro canale. Nessuno vi costringe, ragazzi, a vedere questo gameplay, nessuno vi costringe a apprezzarlo. Quindi, se vi piace, tecnicamente ve ne potete semplicemente andare a fare cucina anche dall'altra parte. Ma se non l'avete capito, siamo napoletani, quindi... Però sto fatto che si chiama Mando una bellissima maschera bagno cerami. Non ti incazzare. Però l'effetto neve dall'alto non è molto bello. Anche se gli sciocchi mi sembra che girino in un senso strano, però guardiamo più in alto, proprio in alto, guarda in alto. Ma che stai cercando di fare? Oh mio cazzo, ci sono, c'è da mangiare, no? Nel caso veramente. Ecco, grazie a questo glitch provvidenziale può stare completamente nel vuoto senza capire. Anche se secondo me la fortuna potrebbe abbandonarti un po' se gioca, facendo queste stronzate di equilibrismo, che c'è soddisfacendo e ti facciamo tremare i prezzi, e dai. Non mi sto portando stupida, anzi, a volte parlare di questi argomenti è venuto da una sfida. Devi avere proprio una sfortuna normale per poter capire proprio adesso. Cioè, avessi sentito questo rumore strano, mi sono acceso una sigaretta. Lo so, il fumo fa male, specialmente ai nudi. Però fa più male cadere come un coglione dopo che ti ho avvisato circa come se fa. Sto dicendo che il film fa male. È una droga, è qualcosa di assolutamente negativo, nessuno dovrebbe fumare. E allora mi chiedo una cosa, se il film è così dannoso, perché lo Stato vende le sigarette? Se fa così male, non dovrebbe vendere. Quindi si potrebbe definire che lo Stato è una sorta di spacciatore, come chi spaccia la marijuana per strada è una cosa illegale, invece fumare è illegale, anche se ti distrugge gradualmente anche vendere alcol fa male, perché ti distrugge fegato, intestino, però lo vendi, personalizzato, no? Ok, adesso possiamo pure smetterla, tanto il video è quasi finito. Alla prossima ragazzi, sempre se ci salite.